Buonasera e bentrovati all'appuntamento tradizionale della domenica sera con la nostra trasmissione E Gol, che vi propone servizi, commenti e resoconti sulla giornata calcistica delle formazioni abruzzesi impegnate nei campionati dilettantistici di calcio. La scaletta prevede, come sempre, servizi che riguardano anche sport che non sono il calcio, quindi parleremo di ruote e motori show con alcune interviste tra le altre alla madrina a Simona Ventura, a Loris Capirossi e a Riccardo Errani. Vedremo servizi di Ortona, Luco De Marsi, Treville, Tollo, Val di Sangro, Montesilvano, ma anche di Terracina, Lanciano. La nostra truppa è attesa da un minuto all'altro di ritorno appunto dalla trasferta di Terracina. Ma andiamo a presentarvi gli ospiti. Di fianco a me c'è l'allenatore del Castelnuovo, Fabrizio Giampaolo, accompagnato dal presidente Graziano Rampa. Con loro parleremo ampiamente di eccellenza, e poi c'è il direttore di Calcio Abruzzo, Stefano De Cristofaro. Con lui parleremo del campionato nazionale dilettanti, ma prima andiamo con gli sponsor. Bene, siamo tornati in diretta, ma come detto, prima di parlare di calcio andiamo a vedere questo servizio che riguarda la rassegna motoristica più importante del centro-sud, quella che si svolge ogni anno di questi tempi a Lanciano. Parliamo quindi di Ruote e Motori Show. La nostra troupe oggi ha realizzato alcune interviste che vi mostriamo. La prima alla presentatrice TV Simona Ventura, la seconda a Loris Capirossi, campione del mondo 98 nella classe 250, passato dall'Aprilia alla Honda proprio quest'anno, e poi Riccardo Errani, pilota di rally che si è esibito con una Ferrari F550. Vediamo le interviste di Maria Luisa Lanci. Simona Ventura, ha avuto magari già modo di fare un giro tra i padiglioni, come trova questa manifestazione? Assolutamente completa e molto bella, è la seconda, non per niente la seconda rassegna d'Italia, e insomma dopo Bologna è giusto che il centro abbia un punto anche così importante per tutti gli appassionati delle quattro ruote e delle due ruote naturalmente. Com'è il tuo rapporto con le due o le quattro ruote? Ma io ho un motorino, come tutti in città lo uso con parsimonia, perché non è che mi trovi molto a mio agio, ho paura, quindi anche perché non per me, per gli altri, quindi che mi vengano addosso. E poi invece la macchina fa parte di me, perché comunque mi sposto sempre in macchina, viaggio in continuazione, la macchina diciamo è il mio mezzo preferito. Ruote e motori, no, sto facendo un lapsus, ma era donne e motori, il detto gioia e dolori, vero o falso? Ma io credo donna al volante è pericolo costante, anche ormai le donne si sono evolute anche in questo senso, quindi trovi delle donne che guidano molto meglio degli uomini, quindi anche questo è un luogo comune che va sfatato. Lei è in questo momento di grande successo come conduttrice del programma Le Iene, dopo Le Iene è successo anche per un programma come Barracuda, e il momento della TV graffiante. Assolutamente, io sono contenta di avere iniziato queste Iene, ci ho creduto molto insieme a Giorgio Gori e siamo contenti che abbia avuto questo grande successo. Ora spero di ripeterlo con le matricole, ma comunque un programma molto più di successo rispetto alle Iene dell'anno scorso, quindi sono contenta. Quest'anno non avrò più Amadeus ma Fiorello. E tra gli altri progetti lavorativi qualche anticipazione? Ma io penso, dopo facciamo cabaret, poi posso concludere qui questa stagione, direi. Testimonial d'eccezione, Ruote e Motori Show, Loris Capirossi, campione del mondo 1998 per la classe 250. Ho studiato, mi sono preparata, so anche che è infortunato. Effettivamente mi sono fatto male in allenamento e effettivamente in questi giorni dovrei fare dei test in Australia, però purtroppo ho dovuto saltarli. Come è successo? In allenamento con una motocross sono scivolato e mi sono fratturato una clavicola. Adesso sto molto meglio e non vedo l'ora di trovare di nuovo la condizione fisica perfetta per ricominciare le prove. Quando pensi di rimetterti in sella? Diciamo intorno ai primi di marzo ho in Malesia le prime prove e speriamo che funzioni tutta la grande. La prima competizione importante di quest'anno?
la prima competizione l'abbiamo il 18 aprile in, sempre in Malesia, e dopo ci trasferiamo in Giappone e via con l'Europa. I rivali più temibili? Beh, i rivali sono tanti, tutti i rivali, tutti i piloti a briglia, piloti Yamaha, piloti Honda, quindi penso che sarà sicuramente un bel campionato quest'anno. Auguri. Grazie. Per la terza volta qui a Ruota e Motori Show, Riccardo Errani, campione come pilota di rally. Innanzitutto rimaniamo come sempre ammirati dalle sue capacità acrobatiche con la macchina. Come si fa a raggiungere questo livello? Ma sicuramente l'esperienza, perché sono tanti anni che corro e ho accumulato una certa esperienza, e di conseguenza diciamo che qualsiasi macchina sportiva che si possa utilizzare si riesce sempre a ottenere qualcosa di eccezionale, di eclatante, ma almeno per quanto riguarda lo spettacolo. Quest'anno con che macchina sei? Quest'anno con una Ferrari 550 che è stata utilizzata qui come per immagine, in altre occasioni viene usata per gare di regolarità o gare in seguimento tipo il Motor Show di Bologna. È una gara, è una macchina molto particolare perché è abbastanza pesante, tantissimi cavalli. In questo caso, ad esempio, il fondo cambia spesso e a volte bisognerebbe magari utilizzare un certo tipo di gomma, però diciamo che qui è molto divertente, soprattutto per una macchina del genere, sul veloce. Nelle curve strette è un po' più difficile, ma sul veloce è veramente molto veloce e anche potenza, si vede, si sente. I tuoi programmi per quest'anno, diciamo anche da che cosa sei reduce? Dunque, io quest'anno sono già partito per quanto riguarda il 99 con il campionato italiano neve e ghiaccio, e ho ottenuto il secondo posto per quanto riguarda la mia categoria 4x4 e utilizzavo una Delta, che è ancora comunque una macchina sul neve e ghiaccio molto efficace, comunque è ancora una macchina che si possono ottenere dei buoni risultati. E poi parteciperemo al campionato Mitropa Cup, che è un campionato europeo, con una Ford, e certe volte a seconda del tipo di gara sempre con Lancia. Poi gare anche in Italia, soprattutto al sud, perché ho già fatto parecchie gare, ho vinto parecchie rally assoluti e penso di ritornare comunque per 4-5 manifestazioni. Bene, chiudiamo questa interessante parentesi extra calcistica e apriamo come sempre la parte della trasmissione che riguarda il calcio con il campionato nazionale dilettanti girone D. Andiamo a vedere quello che è successo nel settimo turno di ritorno. Castelfranco Monturanese 1-2, Imolese San Lazzaro 1-1, Lucrezia San Benedettese 1-1, Pavullese Riccione 2-0, Russi Mosciano 3-1, Sant'Arcangiolese Nuova Iesi 2-2, Sant'Egidiese San Marino 1-1, Senigallia Urbania 3-1 e Tolentino Forlì 4-2. Vediamo la classifica, al comando l'Imolese con 43 punti, Tolentino 40, Forlì 39, San Marino 38, San Benedettese 34, Rigor Senigallia e Monturanese 33, San Lazzaro e Russi 32, Sant'Arcangiolese 31, Castelfranco e Nuova Iesi 28, Urbania e Sant'Egidiese 27, Mosciano 26, Riccione 25, Pavullese 23 e Lucrezia 15 punti. Allora, questa era la classifica, naturalmente ci sono delle gare da recuperare, per esempio la San Benedettese ha due gare da recuperare, e parliamo delle abruzzesi in breve con Stefano De Cristofaro. Il Mosciano sta attraversando il momento più critico della sua stagione dopo un avvio esaltante che
aveva permesso agli uomini di Fanì di sfiorare la zona promozione, c'è stata una caduta libera che li ha portati in piena bagarre per non retrocedere. Al contrario invece la Sant'Egidiese, dopo un avvio catastrofico, man mano sta inanellando una buona serie di risultati positivi e si sta man mano togliendo di dosso questo peso della zona calda della classifica. Sì, diciamo che tutte e due al momento sono a rischio di retrocessione, nel senso che la classifica, proprio perché è abbastanza corta nelle parti più basse, come nel resto anche nelle parti che attengono alla lotta per la promozione, indubbiamente è a rischio, come dicevo. C'è questo, diciamo, questo cammino che è antitetico tra le due squadre. Il Mosciano in pratica si è un po' invertita la tendenza del girone di andata, perché il Mosciano per tutto il girone di andata è stata un po' la sorpresa del girone, proprio per i mezzi che aveva. E questo girone di ritorno, come dicevi tu, in pratica ha perso posizione su posizione e adesso per la prima volta credo nella stagione è stata superata dalla Sant'Egidiese, visto, restringendo il discorso alle due formazioni abruzzesi. E certo, se non si torna a fare risultato, questa è una cosa che è logica, è proprio per logica, se si continuasse così la conseguenza sarebbe proprio la retrocessione per questa squadra. E dispiace perché, insomma, a parte che è una rappresentante abruzzese, da parte che ne pagherebbero le conseguenze anche le squadre di eccellenza, ma al di là di tutto è già un contingente limitato in questo girone, perché poi la decisione di dividere le sei squadre abruzzesi ha penalizzato proprio queste due squadre, non dal punto di vista geografico ma proprio dai derby, e quindi c'è da augurarsi che si riprenda, anche se la situazione adesso hanno preso due giocatori in settimana, però insomma ovviare a partenze, tanto per fare dei nomi in attacco, di Fratelli Aureli. In settimana leggevo pure ci sono state le polemiche, un botta e risposta tra il tecnico Fanì e l'attaccante ex della Tessa, che poi tra l'altro si è portato lui proprio dalla Tessa, quindi a dimostrazione che evidentemente i rapporti erano buoni e si saranno inclinati in questo finale. Credo che molto abbia pesato il fatto che sia stato non tagliato, perché poi da quello che si leggeva è stata una libera scelta di Vincenzo Aureli quella di andare a Celano, e penso per delle buone offerte economiche, non lo so, perché ha scelto di scendere di categoria. Indubbiamente siamo orfano del fratello, anche se non sono gemelli, evidentemente non è riuscito a far bene nemmeno Danilo, e quindi rinunciare a due attaccanti del genere può pesare alla lunga. Adesso vedremo i due nuovi arrivati se sono all'altezza, non so se abbiano giocato oggi. La sconfitta per 3-1 è una sconfitta pesante, al di là del punteggio, soprattutto per la classifica, e questo è un girone nel quale queste due squadre, purtroppo al contrario di quello che si è detto per tutta la prima parte della stagione, tutte e due sono destinate a lottare fino alla fine, e vedremo quando andrà a finire. Bene, adesso passiamo al girone G del campionato nazionale dilettanti, anche in questo caso vediamo risultati e classifica. Anagni Isola Liri 1-0, Bisceglie Ceccano 1-0, Cerignola Campobasso 0-0, Isernia Sette Setina 1-1, Ortona Luco de Mars 1-0, Potenza Barletta 0-0, Real Piedimonte Procisterna 1-1, Renato Curi Angolana Melfi giocata sabato 1-0 e Terracina Lanciano 0-0. Vediamo la classifica. Al comando il Lanciano con 54 punti, Potenza 52, Campobasso 48, Terracina 47, Isernia 41, Procisterna 40, Renato Curi 37, Barletta 35, Ceccano 34, Melfi 29, Cerignola 26 insieme all'Ortona, Anagni 23, Sezze Setina 22, Isola Liri 21 come il Real Piedimonte, Luco De Marsi 17 e Bisceglie 16. Una gara in meno per Lanciano, Campobasso, Procisterna, Renato Curi, Melfi, Cerignola, Luco De Marsi e Bisceglie. Tra l'altro il match tra Lanciano e Cerignola si disputerà mercoledì prossimo a partire dalle 15 allo stadio 5 Pini di Lanciano. Una giornata questa caratterizzata dai pareggi per le formazioni di testa. Il Lanciano che pareggia in quel di Terracina, e come ricordavo anche prima vedremo dei servizi che riguardano questo incontro, come anche la telecronaca integrale che vedrete al termine di E Gol. Il Potenza pareggia in casa con il Barletta, mi sembra sia il primo risultato che non sia una vittoria per il Potenza quest'anno tra le mura amiche. Campobasso che pareggia a Cerignola e poi il Terracina appunto che pareggia proprio con il Lanciano. Di questo però ne parleremo dopo i consigli dalla regia. Bene, siamo tornati in diretta, il numero che vedete in sovrimpressione occorre formularlo se magari avete delle domande da porre ai nostri ospiti in studio.
E adesso torniamo a parlare del campionato nazionale dilettanti Girone G, in attesa di Angelo Vignoli che ci ragguaglierà sull'esito di questo pareggio a reti bianche in quel di Terracina, tra Terracina e Lanciano. Andiamo ad analizzare un po' l'andamento della giornata con Stefano De Cristoforo. Una giornata che il Lanciano supera in maniera più che buona, visto che le altre non ne approfittano, quindi potrebbe anche essere un buon risultato quello 0-0 conquistato dal Lanciano in trasferta. Indubbiamente del terzetto che al momento lotta, escludendo quindi il Terracina, che con questo pareggio tra l'altro penso che abbia ormai esaurito le possibilità di reinserirsi al vertice. Del terzetto di testa il compito più difficile toccava proprio al Lanciano, e quindi considerando che sono stati 3-0-0 per queste tre squadre, il vantaggio migliore l'ha tratto proprio, se ne è agevolato proprio il Lanciano di questo fatto. Paradossalmente però, e volendo cercare il pelo nell'uovo, forse oggi il Lanciano ha fallito, poi ne parlerà Angelo al suo rientro e ci dirà come sono andate le cose, però paradossalmente, ripeto, lo dice uno che comunque la partita non l'ha vista, oggi forse il Lanciano aveva l'occasione per, non dico chiudere il campionato, ma per dare una svolta forse in maniera determinante allo stesso, perché se fosse riuscito a vincere a Terracina con il recupero cui prima tu facevi cenno di mercoledì con il Cerignola, avrebbe potuto addirittura staccare di 7 punti il Potenza e quindi di 8 il Campobasso, qualora Campobasso fosse riuscito a vincere la stessa gara che credo si disputi anche mercoledì, perché per una questione per la regolarità stessa del campionato le due squadre interessate devono recuperare, come è successo col Potenza mercoledì scorso nella stessa giornata. E quindi una giornata caratterizzata da pochissime reti, addirittura meno di un gol a partita, 8 reti per 9 partite. Ecco, tornando al discorso del Lanciano, io per quelli che sono stati cenni sentiti proprio su Radio Delta dallo stesso Angelo Vignoli, non vuole essere un rimbrotto ai rossoneri. Ripeto, la gara non l'ho vista, però c'è da dire che ha dovuto giocare, da quello che ho sentito dire, per quasi 70 minuti in 10 contro 11 con un infortunio di un elemento che tutti sappiamo quanto valga, come Buratti, e sostituito da un elemento sul cui valore lo stesso non c'è da discutere, come Leone, che però veniva, diciamo, era in panchina, relegato in panchina proprio per precauzione, avendo subito mercoledì scorso una sublussazione alla spalla che lo costringeva appunto a stare a riposo, e era stato messo probabilmente in panchina solo in situazione di emergenza, appunto verificatasi oggi dopo 20 minuti. Quindi ecco, comunque una giornata più che positiva per i rossoneri. Ripeto, cercando il pelo nell'uovo si potrebbe dire che hanno perso una grossa occasione. La possibilità per rifarsi c'è subito, perché il calendario adesso, a differenza di quello che è stato fino ad oggi, cioè in queste ultime settimane, mette i rossoneri nella condizione di poter fare il salto di qualità. Mercoledì recuperano hanno la possibilità, diciamo, matematica, ecco, di riportarsi a più 5, devono vincere, cosa non facile, però comunque che è nelle possibilità di questa squadra, devono vincere il recupero col Cerignola. Dopodiché avranno uno scontro di nuovo casalingo domenica con il fanalino di coda Bisceglie. Oggi Bisceglie ha vinto, a dimostrazione, col Ceccano, tra l'altro una buona squadra, a dimostrazione del fatto che non ha mollato la presa, malgrado abbia 7 punti, se non sbaglio, dal quintultimo posto. E comunque non è una squadra con l'acqua alla gola. Bisceglie, che a sua volta mercoledì dovrebbe recuperare la gara di Lucco, quindi comunque si troveranno di fronte due squadre che hanno nelle gambe 90 minuti infrasettimanali. È importante questo perché dopo essersi riposata suo malgrado, diciamo, perché credo che i Castori, così come i giocatori, avrebbero preferito giocare ogni domenica invece che fare un mese senza gare, acuito anche dal fatto che la neve ha impedito loro di allenarsi in maniera regolare, ma questo vale un po' per tutte le squadre che hanno avuto questi problemi, e per contro ritrovarsi adesso a dover giocare, come succede alle squadre tipo la Juve nei periodi di Coppa, insomma, a dover giocare tre partite una partita ogni 3 giorni. Questo può pesare, soprattutto poi alla luce di infortuni come si stanno verificando purtroppo, quindi è una fase decisiva del campionato. Il Lanciano la sta superando brillantemente, oggi con lo 0-0 di oggi ha ulteriormente dimostrato di avere una difesa che, malgrado le assenze, non dimentichiamoci, di gente come Pugnitopo, del capitano praticamente della squadra, e oggi era priva anche dell'attaccante Arancio, 11 gol al suo attivo, secondo cannoniere della squadra e uno dei migliori marcatori del girone, era assente per squalifica, quindi rientrerà mercoledì. Ecco, mercoledì il rientro di Arancio, che tornerà a far coppia con Damiani, dovrebbe dare determinate garanzie. Non a caso dal rientro di Damiani la squadra ha iniziato a segnare, per lui 3 partite e 2 gol, e quindi se ne è agevolato lo stesso compagno di reparto Arancio, che è tornato a segnare anche lui con una certa continuità.
è una fase, ripeto, decisiva del torneo. E per quanto riguarda, ecco, quindi Lanciano, mercoledì è chiamata a questa ennesima riprova, e poi, ecco, così mi ricollego con l'Ortona, dopo queste due partite casalinghe ci sarà il derby, se non sbaglio, di Ortona. Sì. Ortona a cui la cura Sestimio sta dando i risultati sperati. È tornato lui al timone della squadra, così come avvenne l'anno scorso in coppia con, adesso mi sfugge il nome, Bisci, sì. Con cui faceva coppia. Quest'anno si è riformata una accoppiata con Vivarini, se non sbaglio. Sì. Due partite, sei punti, importantissimi, perché tre quarti fuori casa e questo in questa gara interna altri tre punti. Si è rimessa in sesto la squadra, è ovvio che adesso non deve rallentare il ritmo, però oggi era una partita importantissima. Suo malgrado, purtroppo ha conquistato i tre punti ai danni di un'altra abruzzese come il Luco, e questa è una sconfitta per il Luco, che pesa, perché è una squadra che ha notevoli difficoltà, lo dimostrano le cifre, non ha mai vinto in casa, e quindi è una squadra che necessariamente, al contrario di quanto avviene di solito, deve costruire le proprie fortune fuori casa. Adesso sta cominciando a perdere anche fuori casa, malgrado gli sforzi della società, perché hanno preso Pierleoni, che credo comunque costituisca a livello di ingaggio comunque una spesa in più per i dirigenti. E il quadro è chiuso dalla Curi, che anticipava ieri la propria gara, ha fatto il suo dovere. La Curi ormai è una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, non che non si impegni, lo testimoniano i risultati, però è una squadra che in buona salute sta rimediando al meglio a un'assenza pesante come quella di Grosso, che giustamente ha avuto la possibilità di cimentarsi in categorie che sono più consone alle sue qualità. E quindi, ecco, da tifosi lancianesi, i tifosi lancianesi si augurano che la Curi confermi questo buon momento mercoledì, perché la Curi sarà appunto ospite del Campobasso, e quindi potrebbe Ortega, ex giocatore lancianese, ai tempi proprio di Angelucci presidente, potrebbe fare un ulteriore regalo ai tifosi rossoneri, come lo fece battendo il Campobasso all'andata e fermando sull'1-1, se non sbaglio, il Potenza, cogliere questo amplen e consentire alla squadra rossonera di staccarsi ulteriormente, o perlomeno di eliminare dalla contesa il Campobasso, che resta, cifre alla mano, comunque una cliente pericolosissima. Bene, noi adesso andiamo a vedere il servizio che riguarda Ortona Luco dei Marsi, derby abruzzese, terminato con la vittoria di misura della formazione di casa. Ricordo ai nostri telespettatori 30 anni di attendere il termine anche della nostra trasmissione, perché abbiamo chiamato la nostra troupe, è di ritorno da Terracina, ma saranno qui con noi intorno alle 21:30, quindi c'è da attendere ancora per il servizio sul Lanciano. In ogni caso andremo con la telecronaca al termine di gol. Adesso andiamo a vedere il servizio su Ortona Luco dei Marsi di Linda Ciavalini, le riprese sono di Antonio Spadano. Per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale dilettanti Girone G, ospite del comunale d'Ortona il Luco dei Marsi. Derby all'insegna della salvezza per entrambe le compagini in difficili posizioni di classifica. L'associazione Calcio Ortona, attraverso un comunicato stampa, ha divulgato ieri in giornata il nuovo organigramma, rivedendo le cariche dirigenziali e tecnico-amministrative. Co-presidenti, dottor Angelo Baccile, signor Tommaso Nardone. Vicepresidenti, dottor Rocco Ranalli, nonché assessore allo sport, e ingegner Ugo Veppo. Consiglieri, signori Tommaso Battistella, Napoletano Vincenzo e Gagliardi Luigi. Segretari, signori Matricardi Angelo e Marco Moresco. Direttore generale, signor Vincenzo Vivarini, e direttore sportivo, il signor Lucio Cupello. Ma veniamo alla cronaca. 20° De Iulis per Cicconi, limite dell'area, gran botta al volo, gol. È il vantaggio per i gialloverdi. Risponde subito il Luco. 22° Punizione sulla sfera Fidanza, sventa il pericolo Marchioli. 31° Promutico lanciasoria, ottima percussione del gialloverde a cui si oppone decisivamente Rossi. 38° Ancora Promutico per Soria, pallonetto dell'ex sangrino, presa sicura di Rossi. Tornano in avanti i marsicani al 43°, cross di Loré per Maggiore, nulla di fatto. A riaprire le ostilità ci pensano gli uomini di Di Paolo al 3° minuto, tiro di Pace a volo, c'è Marchioli. 9° angolo di Pace, mischia in area, un difensore giallo-verde per poco non beffa Marchioli, spettacolare nel suo disimpegno.
al decimo un episodio che potrebbe essere decisivo ai fini della gara. Il signor Herberg di Messina estrae il cartellino rosso per Saviello, lasciando in 10 i padroni di casa. 18esimo, è Capitan De Iuris in area a servire magistralmente Civitarese che svirgola. La precedente espulsione crea scompiglio nei gialloverdi per il niente in difesa. Ultima azione da registrare al 47esimo, Costantini per Civitarese che per la seconda volta cicca incredibilmente la sfera. Il triplice fischio finale arriva al 51esimo, registrando la seconda vittoria consecutiva del rinnovato Ortona. Gara vinta meritatamente dai padroni di casa, anche se le incertezze e l'espulsione nel secondo tempo potevano influire maggiormente sull'esito dell'incontro. Bene, questo era il servizio su Ortona. Luca De Marsi, avete sentito anche dal servizio che l'Ortona ha rinnovato le proprie cariche sociali e non è la prima volta nel corso dell'anno. Tu, Stefano, pensi possa essere un fatto positivo questo di questa continua girandola di dirigenti per l'ambiente ortonese? Il mio pensiero al riguardo l'ho espresso anche nelle settimane scorse. Tra l'altro la cosa che più mi preoccupava non era tanto la girandola di dirigenti e vicepresidenti, che poi alla fin fine, purché volendo fare abbattuti, tirano fuori i soldi, come leggevo nella scritta che era posta dietro la porta della curva sud, diciamo. La cosa che mi preoccupava era la continua girandola di giocatori e di allenatori, perché Ortona negli ultimi due anni, diciamo che poi i risultati gli danno ragione, ecco, per cui non è detto che forse sbaglino. Per il mio modo di vedere il calcio e comunque per quello che ho visto da altre parti, non sempre paga. Non a caso chi sostituisce due, tre allenatori nel corso dell'anno e utilizza quasi 40 giocatori, alla fine risultati non ne ha. Però l'anno scorso l'Ortona, cambiando se non sbaglio tre allenatori e comunque cambiando parecchi giocatori, alla fine la salvezza l'ho ottenuta. Dubito che sia un fatto scaramantico, perché comunque ha dei costi, però questa è una delle storture di un regolamento che consente al giocatore di giocare due partite, poi trasferirsi da un'altra parte, poi con tutte le scappatoie che adesso vengono consentite della rescissione consensuale e queste cose, insomma, di cambiare maglia 3-4 volte. Io non sono di quelli che contestano questo, perché il giocatore, cioè la bandiera, in questo senso a me non faccio questo ragionamento, perché dopo tutto non succede in Serie A, figuriamoci nelle categorie inferiori, però sicuramente complica parecchio il compito dell'allenatore. Qui ce n'è uno, quindi non lo so se è del mio stesso avviso. Adesso i risultati gli danno ragione e quindi probabilmente sarà giusto. Il discorso dei dirigenti credo che è un discorso che non vada a influenzare più di tanto l'aspetto tecnico, sempre che poi i dirigenti facciano la loro parte. È ovvio che nel momento in cui c'è un via vai di dirigenti e comunque la situazione economica rimane quella, cioè che i giocatori e i tecnici non ricevono i rimborsi spese, allora sì che influisce sul lato tecnico. Quindi. Ecco, sentiamo Giampaolo, visto che Stefano lo tirava in causa su questo continuo tourbillon di giocatori. Può danneggiare una squadra, il comportamento di una squadra durante l'anno, anche il lavoro stesso del tecnico? Beh, certamente qualche difficoltà il tecnico lo può avere, anche perché se questi cambiamenti arrivano già col girone di ritorno già in cammino, quindi diventa ancora più problematico per l'allenatore mettere queste nuove pedine in un mosaico che alla fine deve dare i suoi risultati. Bene, adesso andiamo a vedere quali sono stati i marcatori, prima di vedere anche le interviste di Ortona, Luca De Marsi, i marcatori del campionato nazionale dilettanti Girone G. In Anagni Isola Liri il gol è stato realizzato da Gagliarducci al 28esimo del primo tempo, in Bisceglie Ceccano il gol sempre nel primo tempo è di Pica al 45esimo. Per quanto riguarda invece Isernia Sezze Setina, tutti i gol nel primo tempo, al quarto minuto di Trapano per il Sezze, pareggio di Grande al 21esimo per l'Isernia. Abbiamo visto il gol di Ciccone al 20esimo in Ortona Luco. Poi abbiamo Real Piedimonte Procisterna 1-1 derby laziale, in gol il Real Piedimonte alla mezz'ora del primo tempo con Valeriano, al 37esimo della ripresa pareggia Incocciati per il Procisterna, il calciatore che abbiamo visto all'opera proprio mercoledì scorso. Renato Curi Melfi infine 1-0 giocata sabato, gol di Bettini su calcio di rigore al 46esimo del primo tempo. Adesso andiamo con le interviste ancora di Linda Ciavalini ai due tecnici di Ortona e Luca De Marsi. Si tratta in realtà del direttore generale che si deve in panchina, Vivarini per l'Ortona e di Piero Di Paolo per il Luca De Marsi.
Mister Di Paolo, una sconfitta che non ci voleva vista la posizione in classifica. Ma sicuramente noi siamo venuti qui a Ortona per giocarci il tutto per tutto, nel senso che non volevamo assolutamente non perdere, però la solita sfortuna, sfortuna non nella partita ma soprattutto nella preparazione della partita. Siamo stati vittime di infortuni e di malattie proprio all'ultimo momento, tipo Pierleoni e Bisegna, che hanno fiaccato già una rosa già abbastanza striminzita. Ecco, proprio schierare tre ragazzi dall'inizio e soprattutto schierarne altri tre durante la partita è stato un ripiego obbligato. Nonostante questo, ecco, quello che ci rammarica molto, perché in questo momento era importante soltanto il risultato non c'è stato, ci rammarica molto. Come si sono espressi i ragazzi dà una soddisfazione così importante, ma nello stesso tempo in questo periodo del campionato una soddisfazione che fa ancora più male. Vincenzo Vivarini, accoppiata vincente in panchina, due partite fondamentali, due vittorie. Sì, magari condite da un po' di fortuna, perché lì a Sezze, cioè fortuna fino a un certo punto, che a Sezze abbiamo creato diverse occasioni da gol, siamo riusciti poi a farne una e abbiamo sofferto il secondo tempo. Oggi la stessa cosa, al primo tempo abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere la partita e invece poi... Infatti dopo l'espulsione di Saviello vi siete chiusi abbastanza in difesa. Sì, poi il secondo tempo praticamente abbiamo sofferto un po' troppo il ritorno del Lugo, non siamo riusciti a creare gioco e occasioni da gol. Purtroppo là bisogna lavorare, anche c'è da dire che oggi eravamo anche rimasti in 10 per un tempo intero. Adesso inizia il brutto giro di gare, diciamo, domenica Ceccano e poi arriva la capolista qui a Ortona. Era fondamentale vincere queste due partite, prima di tutto per far riacquistare un po' di fiducia ai propri mezzi e a tutta la squadra. Magari cercare di lavorare un po' a livello atletico, cercare di ricreare magari un po' il gruppo, quindi era essenziale questi due risultati, proprio in vista che saranno adesso delle partite dure, tra cui il Lanciano, tra cui Terracina eccetera, quindi spero che per quelle partite lì, per quelle date lì riusciremo a far quadrare un po' meglio ancora di più la situazione. Bene, queste erano le interviste del dopo partita di Ortona Luco Rimassi. Chiudiamo, ma lo ripeto, soltanto per il momento la pagina del campionato nazionale dei dilettanti, la riapriremo al termine con Terracina Lanciano e andiamo a vedere ciò che è successo nel campionato regionale d'eccellenza. Questi sono i risultati della settima giornata di ritorno. Alba Adriatica Tessa 0-1, Castelnuovo Santomero 1-0, Celano Casoli 1-0, Lauretum Morro d'Oro 2-1, Montorio 88 Cappelle 3-3, Nereto Provasto 1-1, Notaresco Pianella 0-0, Penne Sulmona 2-0 e Pineto Guardia Grele 1-0. Vediamo la classifica al comando, vediamo il Provasto con 56 punti, Celano 55, Notaresco 51, Sulmona 39, Penne 37, Lauretum 33, Morro d'Oro 32, Casoli, Cappelle e Castelnuovo 30, Montorio 29, Nereto e Pineto 23, Alba Adriatica e Guardia Grele 22, Pianella 20, Atessa 19, Santomero 17 punti. Una gara in meno per Provasto, Castelnuovo, Pineto e Pianella. Bene, allora adesso andiamo con qualche consiglio dalla regia e poi parleremo con i nostri ospiti nella fattispecie del Castelnuovo, soprattutto della loro squadra, ma anche dando uno sguardo più in generale al campionato. Tra poco. Bene, siamo tornati in diretta con E Gol e parliamo finalmente dei nostri ospiti, con i nostri ospiti del Castelnuovo, che oggi ha battuto il Santomero per 1-0 con un gol del solito Di Biagio, uno dei gioielli di questa formazione. Castelnuovo che sta disputando anche in questa stagione un campionato piuttosto soddisfacente, vero mister Giampaolo? Sì, stiamo disputando un buon campionato. Quindi la partita di oggi per noi era importante perché ci proiettava in una zona più tranquilla, anche perché vedendo la classifica e vedendo i risultati, chi sta dietro sta facendo punti quindi abbiamo bisogno un po' di raggiungere la quota salvezza. Con questi punti cercheremo alla fine di toglierci qualche altra soddisfazione.
Ecco, è soddisfatto il presidente Rampa, che da quest'anno ricopre la massima carica sociale insieme al Castelnuovo, dell'andamento sin qui della squadra? Ma direi di sì, anche perché se analizziamo le ultime 10 partite, noi venivamo fino al recupero di giovedì da 8 risultati utili consecutivi. Giovedì c'è stata una piccola pausa, il secondo tempo è stato giocato male dalla nostra squadra, e invece oggi abbiamo ripreso a vincere. Adesso diciamo in 10 partite 9 risultati utili e un risultato negativo. Tutto sommato l'andamento della squadra rispecchia quelle che erano le previsioni della vigilia: fare un campionato dignitoso, attestarci in una posizione di classifica tranquilla e raggiungere, fare più punti possibili, e alla fine se veniva qualcosa di più ci togliamo da toglierci qualche soddisfazione. Ecco, tutto qui. Ecco, quali sono gli elementi più interessanti quest'anno nel Castelnuovo, a parte il solito Di Biagio ormai che tutti conosciamo? Ma noi siamo partiti e all'inizio avevamo già una squadra con un campionato alle spalle e aveva fatto bene, per cui abbiamo perso 2-3 elementi, il portiere che è a Montesilvano, un altro paio di giocatori che abbiamo sostituito in maniera decorosa. Insomma, abbiamo preso un fortissimo attaccante che è Faenza, e purtroppo dopo 3 partite lo abbiamo perso per un gravissimo infortunio, si è rotto il tendine d'Achille. La nostra squadra tutto sommato è una squadra giovane, al di fuori di Iachini, il capitano, e Bonomo, che sono un po' le bandiere insieme a Di Biagio, l'età media del Castelnuovo è una squadra sostanzialmente giovane. Tutti i giovani, i 79 e gli 80 sono tutti ragazzi che vengono fuori dalle giovanili, non abbiamo preso nessuno e si stanno comportando ottimamente. Ecco, parliamo adesso con il mister della gara di oggi, con il Santomero, che da questa settimana è la squadra fanalina di coda del campionato. La testa, che sembrava spacciata, ha invece inanellato la seconda vittoria consecutiva, e proprio la formazione del Santomero adesso è ultima. È una squadra che merita questa posizione di classifica, secondo lei? Ma questa squadra vista oggi mi è sembrata un'ottima squadra, anche a livello di organizzazione, a livello di gioco mi è sembrata un'ottima squadra. È chiaro che a loro mancavano un giocatore fondamentale come Rastelli, quindi diciamo che loro hanno un po' così mancato questo grosso giocatore, quindi è un po' influenzato il loro gioco. Però arrivato a questo punto, il Santomero è una squadra che secondo me ha le carte in regola per potersi tirar fuori. Però visto i risultati di oggi, la testa che va a vincere ad Alba Adriatica e Nereto che pareggia in casa con l'Ulpi della Provasto, quindi sono dei risultati abbastanza pesanti, e deve cercare alla fine di rimboccarsi veramente le maniche per cercare di tirarsi fuori da questa situazione. Ecco, vogliamo andare a commentare un po' questa giornata con i nostri due ospiti. Mister Giampaolo, c'è questa mezza battuta d'arresto della Provasto, ma considerando che il Nereto è tra le squadre più in forma del momento, non bisogna sorprendersi più di tanto. Ne approfitta questo Celano, che regola di misura il Casoli, che sta anch'esso attraversando un buon momento di forma. Sì, effettivamente questo pareggio della Provasto Nereto può far saltare agli occhi, però effettivamente il Nereto in questo momento ha una grossa carica agonistica e quindi riesce a fare risultati anche con la Provasto, significa che ha tutte le carte in regola per potersi tirar fuori da questa situazione. Il Celano in casa col Casoli, vincendo 1-0, si è avvicinata maggiormente alla vetta, però è una bella lotta, anche perché lì davanti sia la Provasto che il Celano e il Notaresco fanno un campionato a parte, quindi hanno un organico di alto livello, quindi praticamente si possono giocare questo campionato come vogliono. Che cosa dice a proposito della giornata odierna, presidente Rampa?
La giornata odierna, vedendo i risultati, ci sono state delle sorprese che nessuno di noi si aspettava. Noi, le previsioni secondo noi era che la Provasto andasse tranquillamente a vincere a Nereto. E il notaresco che doveva vincere, almeno sulla carta, la partita casalinga. E la sorpresa maggiore è che la Tessa è andata a prendere i 3 punti ad Alba Adriatica. Alba Adriatica sono parecchie partite che non riesce più a vincere. Insomma, ci sono stati dei risultati che hanno un pochettino sovvertito i pronostici. Attualmente anche il Guardia Grele con la sconfitta a Pineto, certo deve un pochettino guardarsi bene intorno, perché attualmente la sua classifica a 22 punti fa riflettere. Diciamo tranquilli fino al Morro d'Oro, anche fino al gruppo Casoli, Cappelle, Castelnuovo, tranquilli fino a un certo punto, perché sotto continuano a fare punti tutti, la Tessa, Nereto, Pineto, Pianella, cioè nessuno molla e tutti devono guardarsi bene, perché ogni domenica è una lotta. Ecco, intanto vi riferisco brevemente di alcune telefonate di tifosi dell'Alba che ringraziano, ma in maniera ironica, voglio pensare, ai tecnici e dirigenti, perché stanno portando, dicono loro, l'Alba in promozione. Un tifoso del Cappelle ringraziava l'allenatore perché finalmente, dice, si è ricordato di far giocare Roberto Evangelista, e poi un saluto al presidente, e poi uno sportivo di Vasto che si lamentava per alcune decisioni, guarda caso ancora, arbitrali, che avrebbero privato la Provasto di 2 punti che avrebbero fatto comodo per la classifica. Un giudizio, ecco, sulle squadre di cui si parlava, volevo chiedere ai nostri ospiti dell'Alba Adriatica, aveva accennato poc'anzi mister, Provasto e Cappelle, ecco, che cosa possiamo dire di queste due squadre, presidente? La Provasto noi la incontriamo nel recupero di mercoledì, penso che giochiamo mercoledì, dobbiamo ancora stabilire se mercoledì o giovedì. La Provasto ha i numeri e i mezzi per vincere tranquillamente il campionato. Noi l'abbiamo incontrata nel girone di andata, eravamo in un periodo in cui la nostra squadra stava trovando una sua identità, una sua fisionomia, per cui abbiamo perso la partita 2-1, giocando un calcio discreto, però non abbiamo impensierito più di tanto questa formazione che in campo ha dimostrato di saperci stare, è la squadra che mi ha impressionato di più. Per quanto riguarda il Cappelle ha 30 punti in classifica come noi, è una squadra molto forte in difesa, una squadra rocciosa, una squadra che gioca con grinta, con determinazione, non concede assolutamente spazi agli avversari, ha un campo in terra battuta dove è difficile giocare, soprattutto le squadre blasonate trovano, secondo me, difficoltà su quel terreno, a Cappelle trovano difficoltà tutti, insomma, a fare punti. Ecco, mister Giampaolo, si è un po' fermata la corsa del Sulmona, che dopo l'avvicendamento tecnico non ne ha tratto grosso giovamento, almeno a vedere i risultati. Ma certamente cambiare allenatore in una fase del campionato in cui il Sulmona aveva giocato un discreto calcio, e quindi praticamente cambiare questo l'allenatore, poi i risultati non sempre vengono così, vengono programmati, e forse questo allenatore che c'era prima aveva già stabilito un certo organico, una certa organizzazione di gioco, che alla fine col cambio dell'allenatore ci possono essere questi disguidi a livello organizzativo. Ecco, secondo lei sarà lotta 3 oppure può inserirsi, ma vista la abissale distanza tra Notaresco e Sulmona, forse improbabile? Secondo me sì, un discorso a 3, un discorso tra queste 3 grosse squadre, queste 3 grosse società che alla fine si contenderanno il campionato in 3, e alla fine sicuramente vincerà la migliore. Quindi queste 3 squadre stanno facendo già un campionato a parte, quindi alla fine noi da spettatori osserveremo chi vincerà questo campionato. Ecco, presidente, tra le squadre ne avete affrontate tutte, quindi
è un giudizio che può darci tranquillamente. Quale squadra l'ha maggiormente impressionata, a prescindere dall'attuale classifica, nel vostro incontro specifico? Ma io ho detto, ho visto ormai tutte le squadre nel girone di andata e 7 partite del girone di ritorno. Torno a ripetere, come organico e come gioco espresso in campo, la Provasto non ha nulla da invidiare. Una nota particolare la cito per il Notaresco, in quanto nella partita in cui noi abbiamo giocato con il Notaresco, a Notaresco, pur perdendo quella partita per 2-0, disputando una discreta partita, il Notaresco ha avuto il merito di concretizzare spietatamente tutte le occasioni che ha avuto a disposizione. Ha avuto 3-4 palle gol, ha messo dentro due palloni. Per quanto riguarda il Celano, noi l'abbiamo incontrato a Celano, quella secondo me, secondo anche la società, è la partita in cui il Castelnuovo ha giocato meglio, ha giocato una grandissima partita, eravamo in vantaggio di 2 gol, ci siamo fatti riprendere un po' ingenuamente nel secondo tempo, rimontare 2 reti e, diciamo, analizzando il vertice della classifica, attualmente la Provasto dovesse vincere il recupero con noi, e noi ci auguriamo che non vinca, andiamo tranquillamente a giocarci la nostra partita mercoledì a Vasto, e io so benissimo che quando i giocatori vanno in campo tranquilli rendono molto 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 di più, invece quando sono costretti ad andare in campo con la determinazione di dover far punti a tutti i costi, i risultati poi alla fine forse non vengono. Diciamo che sulla carta, tra le prime 3 in classifica, io darei un 50% di probabilità di vittoria del campionato alla Provasto, un 35% al Celano e un 15% al Notaresco. Bene, adesso andiamo a vedere i marcatori di questa giornata. In Alba Adriatica Tessa 0-1, il gol è stato realizzato da Sulejman Demollari al 26esimo del primo tempo. In Castelnuovo Sant'Omero il gol partito è stato realizzato, ci potranno confermare i nostri ospiti, da Di Biagio al 32esimo del secondo tempo. Celano Casoli 1-0, gol di Fidanza al 14esimo del primo tempo. 3 rigori hanno caratterizzato l'incontro tra il Lauretum e il Morro d'Oro, tutti gol nella ripresa tra l'altro, al 30esimo Castellano sul rigore, al 43esimo Di Giuseppe sul rigore, il primo per il Lauretum, il secondo per il Morro d'Oro, e ancora Castellano sul rigore al 48esimo del secondo tempo. Montori 88, Cappelle 3-3, i gol al secondo del primo tempo di Lippo, nella ripresa i restanti gol, al 12esimo Becchetti per il Montorio, al 16esimo Evangelista, di cui si parlava nella telefonata di prima, al 21esimo pareggio Cappelle con Di Pentima, al 32esimo Dorazio riportava in vantaggio il Montorio, infine al 37esimo Santarelli per il Cappelle. Nereto Provasto 1-1, gol di Nepa sul rigore al terzo del primo tempo, portava in vantaggio i biancorossi di Anzivino. Nella ripresa pareggio di Breglia al quinto del secondo tempo per il Nereto. Il figlio il prodigo che torna a Nereto e segna gol che potrebbero risultare decisivi per la salvezza. Abbiamo in Notaresco Pianella 0-0 una nota al 15esimo del secondo tempo. Mazzagatti ha fallito un calcio di rigore. Penne sul Mona 2-0, gol di Ferri al 15esimo del primo tempo e di Luca Pilone al 20esimo sempre del primo tempo. Infine un gol di Fabio Montani all'8° del secondo tempo su calcio di rigore, regala i 3 punti al Pineto sul Guardiagrele. Ci sono, vedo, del telefonato, un tifoso del Castelnuovo ringraziava Gianluca Di Biagio per tutti i gol che ha fatto e anche perché ha salvato il Castelnuovo, dice, dalla retrocessione. Un tifoso del Nereto ringrazia il mister Di Lorenzo perché ha riportato su la squadra e perché ha recuperato dei giocatori come Rasicci e Giovannelli, oltre ad aver inserito nel migliore dei modi Breglia, di cui parlavamo poc'anzi. Adesso noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi parleremo del campionato di promozione Girone A.
Bene, siamo tornati in diretta con il gol, quello è il numero in sovrimpressione che potete formulare per porre delle domande ai nostri ospiti, ma andiamo adesso con il campionato di promozione Girone A, settima giornata di ritorno. Questi risultati: Amiternum Casoli di Atri 1-2, Bellante Alto Tordino 1-1, Montereale San Benedetto di Marsi 2-2, Paganica Atletico Nepezzano 0-1, Pescina San Nicolò 1-0, Rosetana Insula 2-0, Toranese Tagliacozzo 1-0 e Tortoreto Colonia Spiaggia 4-1. Vediamo la classifica: Montereale San Benedetto di Marsi, oltre al Tortoreto, 41 punti, Rosetana 39, Colonia Spiaggia, Tagliacozzo e Alto Tordino 35, Amiternum, Bellante e Pescina 28, Atletico Nepezzano 23, San Nicolò e Insula 21, Toranese 20, Casoli di Atri 15, Paganica 14. Da segnalare che il Montereale deve recuperare due gare, una gara da recuperare per Tortoreto, Tagliacozzo, Atletico Nepezzano e Casoli di Atri. Due battute su questo girone volevo farle con i due ospiti del Castelnuovo, visto che questo girone comprende anche formazioni che si trovano nelle vicinanze di Castelnuovo Vomano. È un campionato che è molto equilibrato, come d'altronde ogni anno in questo girone, un campionato che il Castelnuovo ha vinto non molto tempo fa e dove ci sono tre squadre in testa. Secondo lei, mister Giampaolo, il Montereale, visto che ha due gare da recuperare, ha un qualcosina in più anche a livello di organico rispetto alle altre due? Forse questo, sì, a prescindere dalle partite che deve recuperare, però secondo me il Montereale ha qualcosa in più, ha un organico abbastanza competitivo che riesce a... davanti poi c'ha degli elementi che possono far gol con molta facilità. Quindi secondo me la lotta rimane tra Montereale, San Benedetto e Tortoreto, queste sono le tre squadre che possono, diciamo, dire qualcosa per la lotta finale. Poi ci inserirei anche la Rosetana, che dopo un periodo abbastanza non molto felice si sta riprendendo e quindi sta anche lì per cercare di dire la sua. Però è chiaro, queste quattro squadre alla fine se la batteranno loro per questo... Ecco, in questo turno, chiedevo anche al presidente Rampa, ci sono stati dei risultati che lei magari non si aspettava alla vigilia? Certo, il Colonia che prende 4 gol con il Tortoreto è una sorpresa. Mi sembra di vincere 1-0. Appunto, mi sembra che questa squadra stesse vincendo 1-0, per cui questo non me l'aspettavo. Il derby, cioè la partita clou della giornata, invece Montereale-San Benedetto è finito 2-2 e questa può rispecchiare tutto sommato il valore delle due squadre. La Rosetana ha vinto, io l'ho vista quest'anno la Rosetana è un'ottima squadra, noi l'abbiamo incontrata in Coppa Italia, ci ha fatto una grossa impressione, poi ha avuto un periodo di flessione, in questo periodo si è appagato, insomma, ha perso qualche punto di troppo in classifica, adesso si trova a dover recuperare, considerando che il Montereale deve recuperare due partite, diciamo, per il primo posto la situazione per la Rosetana si è compromessa notevolmente. Io direi fino alla Rosetana, perché oltre dal Colonia con 35 punti direi che il discorso classifica è già chiuso. Bene, intanto ecco un'altra telefonata di un tifoso del Castelnuovo che ringraziava il mister Giampaolo dicendo che a Vasto faranno bottino pieno. E adesso andiamo con i marcatori del campionato di promozione, poi i nostri ospiti del Castelnuovo purtroppo ci dovranno lasciare, quindi faremo fare loro i saluti finali, ma prima i marcatori del girone A. In Amiternum Casoli di Atri 1-2, abbiamo il gol d'apertura di Budiani al 20° del primo tempo per il Casoli di Atri, raddoppio di Di Francesco sul rigore al 28°, accorcia le distanze sempre nel primo tempo al 33° Bianchini per l'Amiternum. Bellante Alto Tordino 1-1, nel primo tempo al quarto passa in vantaggio il Bellante con Scipioni, pareggio di De Angelis al quarto della ripresa. Il Montereale e il San Benedetto di Marsi pareggiano 2-2, i gol del Montereale sono di Di Bacco e Siani, ci mancano quelli del San Benedetto. Il Paganica perde in casa con l'Atletico Nepezzano con un gol di Graziani al 25° del primo tempo. Odorizio sul rigore al 20° permette al Pescina di battere di misura il San Nicolò. La Rosetana con una doppietta di Palazzese nel secondo tempo, al primo e al 22° minuto si sbarazza dell'Insula. Un'autorete di Palleschi al 25° della ripresa permette alla Toranese di battere il Tagliacozzo. Infine
i gol di Tortoreto Colonia Spiaggia, in vantaggio gli ospiti al settimo del primo tempo con Marozzi. I quattro gol del Tortoreto si concretizzano tutti nella ripresa, al 15° con la Molinara, al 30° con Pierantozzi, al 46° con Celi e al 49° con Cappelletti. E adesso siamo al momento dei commiati con i nostri ospiti del Castelnuovo, che ringraziamo di essere intervenuti, ma purtroppo ci devono lasciare per motivi sicuramente logistici. Iniziamo da Fabrizio Giampaolo, l'allenatore. Niente, noi siamo ben contenti di essere invitati a questa trasmissione, anche perché è una trasmissione molto seguita, una trasmissione del calcio dilettantistico, quindi ci dà anche la possibilità di conoscere altre squadre, di conoscere altre situazioni, quindi per noi è stata una grossa situazione. Bene, grazie per i complimenti al mister Giampaolo, in bocca al lupo per il futuro, e passiamo al presidente Graziano Rampa. Io ringrazio lo stesso per l'invito che ci è stato rivolto, siamo felici doppiamente perché siamo venuti a questa trasmissione con una vittoria addosso, certo venire a farci 100 km con una sconfitta non era uguale. Invitiamo i tifosi del Vasto mercoledì a venire allo stadio, perché il Castelnuovo fa un gioco spumeggiante, un gioco vivo, non fa la marcatura uomo asfissiante, non farà le barricate, assolutamente no, siamo tranquilli in classifica, andiamo a Vasto, ci giochiamo la nostra partita, se viene qualche punticino non è che lo disprezziamo, via. Bene, faranno gli scongiuri della Provasto. Ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti. Tra poco parleremo del campionato di promozione Girone B, ma prima linea agli sponsor. Bene, siamo tornati in studio, sono andati via i nostri ospiti del Castelnuovo, con me c'è Stefano De Cristofaro per parlare di promozione Girone B, ma andiamo a vedere come sempre i risultati della settima giornata, in questo caso di ritorno. Adriano Flacco, Francavilla 1-3, Altinese Rocca Spinalveti 0-1, Ripateatina Audax Palmoli 1-0, San Salvo Manoppello 2-0, Scerni Caldari 0-1, Silvi Folgore San Buceto 3-0, Treville Tollo 3-0 e Val di Sangro Montesilvano 2-1. Vediamo la classifica, al comando il Francavilla con 53 punti, ormai ha preso il largo, Montesilvano 48, Treville rinviene a 46 ma ha una gara da recuperare, Silvi 36, Val di Sangro e Caldari 32, Manoppello 31, Tollo 28, Folgore 26, Ripateatina 24, Adriano Flacco e San Salvo 21, Audax Palmoli e Rocca Spinalveti 20, Scerni e Altinese 17. Una gara in meno per Francavilla, Treville, Silvi, Caldari, San Salvo, Audax Palmoli, Rocca Spinalveti e Scerni. Tra poco andremo a vedere i riflessi filmati su Val di Sangro, Montesilvano e su Treville Tollo, ma un parere, intanto portano dei biglietti, e un parere a Stefano De Cristofaro su questa giornata che ha visto ormai l'abbandono dei sogni di gloria del Montesilvano, non dico in maniera definitiva, però certo sono ormai diventati tanti i punti di distacco dal Francavilla. Sono 5, sì, ma il Francavilla deve recuperare anche una gara, quindi potrebbe portarsi a 8. Sì, infatti, soprattutto in considerazione del fatto che il Francavilla ha una gara in meno rispetto alla squadra di Natale, che diminuisce di parecchio le possibilità di un eventuale aggancio, anche perché non è tanto poi il discorso del recupero, è che il Francavilla continua a fare risultato settimana per settimana e segna con una certa facilità. Oggi, sentendo su Radio Delta Mario Flacco che dava i primi tempi, c'erano diverse sorprese. C'era la Val di Sangro che vinceva 2-0 con Montesilvano e la Flacco che vinceva 1-0 con, almeno da quello che ho sentito, col Francavilla. E quindi era, diciamo, una giornata favorevolissima. Al momento, tra l'altro, il Treville pareggiava 0-0, quindi comunque stavano stentando le tre di testa. Poi però, buon per il Francavilla e male per il Montesilvano. Il Montesilvano non è riuscito a ribaltare il risultato, anche perché aveva un doppio svantaggio, cosa che invece è riuscito a fare il Francavilla con i gol, diciamo, dei soliti. A questo punto, ecco, leggevo, poi lo dirai, una doppietta di Salvatore. Salvatore gioca da libero, è uno specialista in punizioni, e non a caso, appunto perché sentivo dai riflessi, dal resoconto preciso che faceva Mario Flacco, un Eurogol su punizione ammesso dallo stesso allenatore della Flacco, quindi a testimonianza che effettivamente è andata così.
È una giornata favorevole, oltre che a Francavilla, che eventualmente recuperando vittoriosamente la gara di giovedì prossimo potrebbe veramente chiudere il campionato con diverse giornate di anticipo, perlomeno mettere una serissima ipoteca sulla vittoria dello stesso. E per la seconda piazza a questo punto il Montesilvano rischia anche, e sarebbe una, diciamo, ecco, una cosa clamorosa, perché non ci dimentichiamo che all'inizio della stagione non solo il sottoscritto, ma credo tutti i giornali, se andiamo a riprendere i giornali o anche i commenti fatti nelle varie televisioni che si occupano, questa e poi in maniera particolare, di questi campionati minori, e il Montesilvano era la squadra che doveva ammazzare, non vincere il campionato, ammazzare il campionato. Probabilmente qualcuno non sarà d'accordo, e segnatamente lo stesso Natale, che poi tra l'altro, ecco, bisogna dire che il Montesilvano, oltre ad avere uno squadrone che poi col tempo è stato ulteriormente rinforzato, se è vero che è andato via Breglia, che adesso sta facendo, come diciamo prima, le fortune del Nereto, va detto che hanno preso degli Rocili che 2 anni fa vinse il titolo di capocannoniere e l'anno scorso ha giocato nel CND, ma bisogna anche dire che era allenato da, cioè, adesso può sembrare che fare tutto questo discorso vuole essere un'accusa nei confronti di Natale, sicuramente qualcosa che non è andato c'è, e ne hanno colpe in parti uguali, credo, società, giocatori e tecnico, perché quelli poi sono i responsabili, non si può imputare certo ai tifosi se la squadra non va bene. Però Natale è un altro allenatore che è sprecato per la categoria, lo stesso discorso che si fa per Matriciani, senza offendere i colleghi, però Natale è un giocatore che ha sempre fatto bene l'anno scorso, cioè nella passata, e quindi diciamo che è un'annata probabilmente storta, c'è ancora tempo per risollevarsi, però devono guardarsi da un Treville che oggi ha ottenuto, poi lo vedremo comunque dai riflessi filmati, la terza vittoria consecutiva, che mercoledì ha, come il Francavilla, la possibilità addirittura di scavalcare in questo caso il Montesilvano, se riuscisse a vincere la gara che credo disputi a Palmoli giovedì prossimo. È una giornata in generale che ha dato tantissime sorprese e ha stravolto la classifica, perché non a caso non c'è stato nessun pareggio, e quando in una giornata non si verificano pareggi è ovvio che gli stravolgimenti in classifica siano una conseguenza, diciamo, una conseguenza logica di questi risultati, appunto. E l'unica cosa, il dato da sottolineare, queste sconfitte casalinghe pesanti dello Scerni e dell'Altinese, che pure venivano da buoni risultati. Lo Scerni purtroppo aveva perso, purtroppo per loro, diciamo, e per fortuna del Treville, aveva perso proprio il recupero in casa la settimana scorsa, in 2 partite aveva 2 gare casalinghe per cercare di risollevarsi e purtroppo sono venute 2 sconfitte. L'Altinese è la stessa cosa, ha perso in casa, è doppiamente poi pesante la sconfitta dell'Altinese, perché sia pur di misura, però ha perso con Rocca Spiralvedi, cioè con una diretta concorrente alla salvezza. Credo abbia segnato Gino Guerra, che è un po' quello che nel giro di torno sta risollevando le sorti di questa squadra. Hanno preso anche Ranni, che è un elemento di categoria, e si stanno rimettendo lì. Diciamo che è un girone aperto a qualsiasi, tranne per il discorso probabilmente, come dicevi tu giustamente, del Francavilla, è aperto a qualsiasi soluzione. Certo è che queste sconfitte sono state pesanti per questa squadra. Bene, intanto ecco, mi dicono la classifica del Ripateatina, che ha 25 punti e non 24. Ripateatina tra l'altro che ha vinto in casa, però altra vittoria pesantissima, perché ottenuta i danni dell'Audax Parma. Ecco, poi c'era un tifoso del San Salvo che credo voleva sapere i criteri di retrocessione nel campionato di promozione, magari. Retrocedono le ultime 3, quindi. Poi c'era un tifoso del Silvi che chiedeva di nominare un po' di più la propria squadra, visto che oggi tra l'altro ha vinto largamente con la Folgore San Buceto. E poi un tifoso del Montesilvano che criticava un po' il tecnico e sollecitava un ritorno di Ugo Dragone in panchina, ma mi sembra che per regolamento ciò non sia proprio possibile. Adesso andiamo a vedere proprio il Montesilvano nella gara persa a Montemarcone con la Val di Sangro. Il servizio è del nostro Filippo Costantino, le riprese sono di Marco Pizzi, vediamo. 7ª giornata di ritorno di questo campionato nazionale di promozione, girone B, si affrontano qui alla Val di Sangro e Montesilvano. 7 titolari assenti per i padroni di casa, una formazione quindi rimaneggiata per mister Flocco. Per il Montesilvano una prova difficile, manca il bomber degli Rocili, lo sostituisce il giovane Russo. Una bella giornata di sole dopo tanto freddo, promette spettacolo. Al 3° minuto il primo episodio della partita, una punizione insidiosa di Giannico che lambisce il palo alla destra di Galli, il numero 1 comunque sembrava sulla traiettoria. Al 7° la risposta dei neroverdi immediata, sul destro di Russo c'è la palla buona ma il tiro è deviato in bello stile da D'Arcangelo, partita vivace. Prime fasi dell'incontro di studio ma con continui capovolgimenti di fronte, la Val di Sangro preme ma gli ospiti da formazione esperta quali sono controllano e ripartono efficacemente. Al 29°,
l'episodio che sblocca la partita. Infatti il numero 5 trova lo spunto giusto su calcio d'angolo per l'1-0. Il calcio d'angolo era stato battuto da Di Cinto, prima non era successo granché. Al 39esimo la situazione quindi si ribalta, sono gli ospiti a dover rincorrere, ma i sangrini si difendono con ordine. Gli unici spazi buoni si creano nella corsia centrale, dove trova un varco la conclusione di Santoni, ben parata da D'Arcangelo. Ancora pericolosi sul finire del primo tempo i padroni di casa sul settore destro. D'Onofrio mette in movimento Giannico, cross basso anticipato di un soffio Cicco Cioppo. È il preludio però al secondo gol, che arriva sul settore sinistro questa volta. Al fantasma Giannico basta poca libertà per trovare l'angolino ed il sinistro preciso e potente non perdona. Palo interno e palla nel sacco, 2-0, che sancisce di lì a poco la fine dei primi 45 minuti. Con le immagini passiamo al secondo tempo, tutto in salita per i pescaresi, sotto di 2 gol. A tutta forza gli uomini di Natale nei primi 20 minuti, ma la Val di Sangro si difende bene. Ci prova al 7° Russo dal limite, para a terra D'Arcangelo. Al 25esimo brutto episodio che denota il nervosismo degli ospiti. Per una punizione dal limite si spintonano due compagni di squadra, sono Lalloni e Russo. 3 minuti dopo per poco non combina un pasticcio D'Arcangelo su calcio d'angolo. Il pallone prima gli sfugge e poi lo recupera con una serie di acrobazie. 33esimo, dopo un forcing costante ma sterile, riaccende le speranze per il Montesilvano Antinucci. Il suo sinistro è bello e vincente, siamo 2-1. A 5 minuti dalla fine la ricerca del pareggio i nero-verdi si scoprono alla pericolosità di Giannico, il numero 10 ancora in velocità supera il marcatore, serve centralmente Cicco Cioppo che tutto solo davanti a Galli si fa respingere la conclusione, sarebbe stato il colpo del definitivo KO. Gli ultimi attacchi del Montesilvano sono disperati ma la squadra di Natale pecca di lucidità negli ultimi metri, dal canto loro gli uomini di Flocco si sono difesi con ordine e spesso con maggior vigore e agonismo, forse questo è il segreto di una vittoria bella e meritata, arrivata dopo ben 6 minuti di recupero. Dalla Val di Sangro per Telemax, Filippo Costantino. Bene, questo era il servizio su Val di Sangro, Montesilvano. Abbiamo visto un clamoroso gol mancato, mi sembra, da Cicco Cioppo nel finale di partita e quindi la dimostrazione del fatto che la Val di Sangro poi ha legittimato la vittoria in questo incontro. Adesso, se sono pronte le interviste, sempre realizzate dal duo Costantino Pizzi, andiamo a sentire i due tecnici. Natale, allenatore del Montesilvano, una battuta d'arresto su un campo difficile come quello della Val di Sangro, cosa ha da commentare? Beh, che si poteva anche con un po' più di accortezza per via pareggio, visto il secondo tempo che abbiamo premuto per tutto l'arco dei secondi 45 minuti, però insomma, al di là del risultato la prestazione non è stata sicuramente buona, non di qualità, quindi siamo andati indietro rispetto a qualche settimana. L'assenza di Deli Rocili ha pesato molto sull'equilibrio della squadra? No, non è l'assenza di un giocatore che può determinare una pressione del genere, che non è andata proprio la squadra intera, non si tratta del singolo. Mister, abbiamo visto un po' di nervosismo su una punizione dal limite tra Lalloni e Russo, episodi che succedono? No, non esiste nessun problema. Cosa manca a questa squadra per continuare la rincorsa a un Francavilla che non sembra accusare battute d'arresto? Innanzitutto Francavilla va forte, quindi bisogna prendere atto che l'avversaria è veramente molto brava, più di quando in realtà si era preventivata la vigilia, quindi avevamo detto che Francavilla era una buona squadra, sta andando ben oltre quello che le proprie credenziali proprio iniziali, quindi merito di Francavilla. Noi dobbiamo entrare più cattivi in campo, insomma, a volte ci riusciamo e facciamo delle prestazioni veramente buone, proprio anche sotto il piano della qualità, altre volte come oggi non è andata così purtroppo. Mister Flocco, una vittoria importante questa della Val di Sangro ottenuta contro un Montesilvano formazione di tutto rispetto, nonostante le assenze, 7 titolari se non andiamo errati nella sua squadra, lei compreso, e non è poco, penso che sia soddisfatto della prestazione dei suoi, anche di quello che hanno apportato le riserve alla sua squadra. Sì, oggi sono contentissimo della prestazione della mia squadra contro una grossa squadra. Penso che non abbiamo rubato niente, abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo aspettato, a un certo punto abbiamo anche sofferto, alla fine l'abbiamo spuntato, siamo contenti. Posso dire che chi ha sostituito gli assenti si sono comportati alla grande, quindi merito anche a questi ragazzi che anche
non giocando magari assiduamente, poi per la volta che vengono chiamati in causa danno la loro parte. Mister, questa squadra alla vigilia era vista come, se non una delle favorite, avrebbe dato fastidio a molte. Poi una serie di alti e bassi, sembra che adesso abbiate trovato la quadratura del cerchio, forse un po' troppo tardi. Sì, sicuramente adesso è tardi. C'è stato, naturalmente io sono arrivato a novembre. Quello che è successo prima non lo so, l'ho visto al di fuori, però non posso giudicare, perché esternamente non è giusto. Noi abbiamo fatto poi una serie di risultati utili, buoni, poi ci siamo giocati tutto in casa con il Treville, perché se quella partita dove noi abbiamo fatto una grossa gara riuscivamo a vincere, ci rimettevamo a ridosso delle tre squadre di testa e quindi potevamo dire la nostra. A questo punto poi ci sono stati tanti problemi, infortuni, squalifiche, e allora adesso penso di fare un campionato tranquillo d'alta classifica, di migliorare la nostra posizione. Suoi obiettivi personali? Io sono un giovane, sto dando una mano a questa squadra, voglio fare esperienza e poi capire se sono all'altezza di fare questo lavoro, se no pazienza. Facciamo tutti gli auguri. Bene, queste erano le interviste di Valdisandro Montesilvano. Tra poco andremo a vedere anche i riflessi filmati su Treville Tollo. Intanto i marcatori di questa giornata di promozione nel girone B. In Adriano Flacco Francavilla 1-3, nel primo tempo la Flacco in vantaggio con Di Tommaso al 40esimo. La ripresa è tutta per il Francavilla, che segna al 15esimo con Salvatore, al 17esimo con Gaspari e al 47esimo con Salvatore, autore dunque di una doppietta. Gino Guerra al 15esimo del primo tempo permette a Rocca Spinalvetti di battere l'Altinese in un drammatico incontro di zona retrocessione, chiamiamola così. Ripete Attina Audax Palmoli 1-0, al 47esimo della ripresa Piras, San Salvo Manoppello 2-0, un gol per tempo al quinto del primo tempo Pollutri, al 20esimo della ripresa San Brotta sul rigore. Iezzi al 48esimo del secondo tempo permette al Caldari di espugnare il terreno dello Scerni. Il Silvi, di cui si parlava prima, segna 3 gol alla Folgore, 2 nel primo tempo con Cichella al 25esimo e Di Blasio al 44esimo, terza rete di Di Simone al 45esimo della ripresa. Il Treville regola il Tollo nel secondo tempo con i gol di Pasquini al 30esimo, Catenaro al 35esimo e Bucco al 48esimo. Infine la Val di Sangra, avete visto i gol di Masciangelo alla mezz'ora, di Giannico al 43esimo del primo tempo e il gol del 2-1 di Lalloni al 33esimo della ripresa. E adesso andiamo a vedere il servizio proprio su Treville e Tollo, curato dal nostro collaboratore Marino Sorrentino. Le riprese sono di Mario Giacomucci, vediamo. A Mozzagrogna si è disputata la 7ª giornata di ritorno del campionato di promozione girone B tra il Treville e una delle squadre meno perforate del campionato, cioè il Tollo. La cronaca. Al 14esimo Pasquini, dopo una bella azione personale, conclude con un tiro che si stampa sulla traversa. Al 46esimo Bucco dal limite impegna Gelormini. Primo tempo tutto sommato povero di emozioni. Passiamo alla ripresa. Al 6esimo Bucco su punizione impegna di nuovo Gelormini. Al 23esimo Pasquini segna l'1-0 a favore del Treville su calcio d'angolo di Iacovone. Al 29esimo D'Aloisio si distende su calcio di punizione di Marangi. Al 38esimo Catenaro firma il 2-0 con un tiro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. E al 45esimo il 3-0 definitivo segnato da Bucco con una spettacolare rovesciata. Per Telemax da Mozzagrogna, Marino Sorrentino. Erano i gol di Treville, Luco Dei Marsi, e adesso possiamo andare a sentire anche l'intervista che ha realizzato ancora Marino Sorrentino nel dopopartita appunto di Treville Tollo. Mister Marangi, un commento sulla partita. Beh, partita secondo me giocata bene, aperta, non ci sono state, diciamo, azioni rilevanti, ci sono state due o tre sviste difensive e abbiamo beccato 3 gol, però potevamo benissimo fare anche noi qualche gol. Certo, nel Treville non è che ci abbia messo sotto, ha fatto la sua onesta partita come abbiamo giocato anche noi, però hanno vinto 3-0, è giusto che sia così. Mister, dopo questa sconfitta, i programmi della vostra società? Ma i programmi l'abbiamo già detto in parecchie altre trasmissioni.
programmi di salvezza erano quelli all'inizio del campionato, rimangono sempre quelli, sperando di raggiungerla prima possibile, così almeno anche noi stessi cerchiamo di giocare un po' più tranquilli. Sì, ecco. Comunque già ora siete in una buona posizione di classifica. Sì, però non bisogna mai cullarsi, perché eravamo 22 punti al girone d'andata, poi cullati troppo, in 4 partite non abbiamo preso neanche un punto e siamo scesi, ci siamo fatti raggiungere. Poi abbiamo recuperato queste 2 partite, Val di Sangro e Silvio, abbiamo fatto 6 punti e ci siamo rimessi in gareggiata. Ecco. Comunque da sottolineare che fino ad oggi avevate la seconda miglior difesa del campionato. Sì, mancava anche il nostro libero, mancava il nostro stopper di ruolo, ho dovuto inventare un po', ma ogni domenica è così, inventare ruoli diversi, perché non è neanche abbiamo giocatori di ruolo in questa squadra. La punta che fa il tornante, che tornante ne abbiamo pochi o ne abbiamo per niente. Difensori li inventiamo, un centrocampista oggi andrà a fare il terzino sinistro, per questo è una squadra che devi mettere in campo ogni domenica per quello che puoi fare. Ecco. Mister, un'ultima domanda, un parere su questo Treville? Ma Treville non la scopro io, è un'ottima squadra, ha la sua forza, secondo me ha il Pekka che è un ottimo giocatore, Iacovone, lo stesso Bucco, senza togliere niente agli altri, però insomma è una squadra che non molla mai, questo secondo me è la forza di Treville, potrebbe fare qualcosa fino alla fine del campionato. Grazie. Bene, e con questo chiudiamo adesso la parentesi che riguarda il campionato di promozione Girone B, andiamo con la prima categoria Girone B e con i risultati. Castelfrentano Paresina 1-1, Fara San Martino Casal Bordino 3-0, Paglieta Monte Odolisio 3-0, PGS Calciovasto Liscia 1-0, Robur Castiglione Trigno Celenza non disputata a causa neve, Spallanciano Villanova 2-0, Tornareccio Palombaro 1-0, Virtus Cupello Fossa Cesia 1-1. Vediamo la classifica che vede al comando la SPAL Lanciano con 47 punti, il Casalbordino segue a 45, Fara San Martino 41, Trigno Celenza 38, Tornareccio 35, Virtus Cupello 32, PGS Calciovasto e Paglieta 31, Fossa Cesia 28, Liscia 24, Villanova 23, Palombaro e Faresina 19, Robur Castiglione e Castelfrentano 16, Monte Dorisio 13 punti. Due gare da recuperare per Trigno Celenza, Tornareccio, Faresina e Robur Castiglione, una gara in meno per Palombaro, Liscia, Fossa Cesia, PGS Calciovasto, Virtus Cupello, Fara San Martino, Casalbordino e SPAL di Lanciano. Stefano, due battute su questo girone, visto che rimane ancora qualche minuto prima della conclusione. Attendiamo ancora la nostra troupe di ritorno da Terracina, in ogni caso la telecronaca andrà in onda appena dopo il gol di Terracina Lanciano. Questo campionato dove la SPAL Lanciano, nonostante non sia tra le favorite della vigilia, sta invece confermando di essere una squadra che ha tutte le potenzialità per poter vincere questo raggruppamento. Sì, tra l'altro oggi ha fatto appena il suo dovere battendo col più classico dei punteggi il Villanova. E nei pronostici poteva pure stare proprio alla luce dell'ottimo campionato fatto dai ragazzi di Esposito. E poi c'è da dire che un regalo, indirettamente, ma comunque insomma è una cosa che della quale si è avvantaggiata questa squadra, gliel'ha fatto il Fara San Martino, diretta concorrente, Fara San Martino che in settimana, ecco, la Spallanciano un passo avanti fondamentale l'ha fatto proprio un giovedì, riuscendo a pareggiare la gara di Fara San Martino. Due settimane fa, in quel breve commento che ebbe occasione di fare, disse appunto che quella era una gara importante proprio perché era uno scontro diretto. Il Fara San Martino poi ci ha messo anche del suo, perdendo, se non sbaglio, un'altra gara casalinga col Paglieta, che dai risultati che hai letto anche adesso sta facendo passi da gigante e probabilmente ormai è avviato verso una tranquilla salvezza. E quindi Fara San Martino, che sembrava in ribasso, oggi ha ottenuto una vittoria importante e larga, e diciamo purtroppo per i tifosi del Casalbordino, contro il Casalbordino, in questo dicevo ha fatto un grosso favore alla SPAL, perché ovviamente la SPAL, facendo il suo dovere, comunque è riuscita a ritornare in testa alla classifica, testa che aveva perso, diciamo, non sul campo ma a tavolino, perché 2 settimane fa il Casalbordino ha visto accolto un proprio reclamo,
contro il Liscia, e quindi dal 2-2, che era il risultato su cui si era, si era conclusa sul campo la gara, c'è stato il 2-0 a tavolino. Tra l'altro Casalbordino, allenato da un altro lancianese, un altro Esposito, quindi un derby tra omonimi, tra Enrico Esposito e Nicola Esposito. Al momento in vantaggio quindi Nicola, il tecnico che allena proprio la squadra lancianese. Adesso vedremo quando va a finire. Ovviamente ci sono tutte le possibilità, anche per lo stesso Fra San Martino, visto il campionato è lungo, di reinserirsi al vertice. Il Trigno Celenza, che ha due gare da recuperare, come ricordavi tu. Quindi insomma è un campionato ancora tutto da disputare. Resta la realtà, e su questo sono pienamente d'accordo con te, che la Spalla è indubbiamente una grossa rivelazione. Va detto che oltre a Di Camillo, che è un po' la chioccia di questi ragazzi, ha anche parecchi giovani, e a Giovannelli, cioè elementi comunque d'esperienza, anche un nucleo di giocatori come i vari da Ricarnasso, Annibale, Leonelli, tutti i giocatori di Florio, adesso me ne sfugge qualcuno comunque, quindi gli chiedo scusa, tutti i giovani validi, Filomarino, che hanno tra l'altro fatto anche le fortune della Juniores, molti giocavano nella Juniores l'anno scorso, allenata proprio dal mister Marcello Di Camillo. Quindi una bella squadra che sta, tra l'altro, ecco, una curiosità, spero adesso di fare un servizio sul centro, lo proporrò al giornale. Una cosa curiosa, la Spallanciano ha la difesa meno perforata di tutta la prima categoria, così come il Lanciano addirittura c'era di tutta Italia, cioè quest'anno, tra l'altro sono in testa, quindi segnano pure, però c'è questa particolarità, le due squadre più importanti di Lanciano, la prima squadra che è il Lanciano Calcio e la Spallanciano che è la seconda, hanno delle difese. Credo che la Spal, che oggi ha vinto 2-0, abbia subito finora 9 gol, il Lanciano credo abbia subito 8, sia pur con qualche partita in più. È una particolarità così curiosa e che attesta la validità di queste due squadre. Bene, andiamo con i marcatori per il Castelfrentano, i marcatori di tutto il raggruppamento: per il Castelfrentano Manzi, per la Faresina Ciavalini, Nico Ciavalini, per il Fara San Martino 2 gol di De Vittis e un gol di Gian Giordano, per il Paglieta doppietta di Marchetti e gol di Celiberti, per la PGS Ronzitti, per la Spallanciano Bucci sul rigore e Coletti, per il Tornareccio Papponetti sul rigore, infine per la Virtus Cupello Raimondi ci manca soltanto il gol del Fossacesia. E ci chiamavano, dimenticavo di dirvelo, da Montesilvano, per precisare che il marcatore del Montesilvano è Antinucci, non Lalloni, come avevo detto poc'anzi, ma d'altronde l'abbiamo visto anche nel servizio di Filippo Costantino. E adesso andiamo con la prima categoria, Girone C, risultati della giornata numero 22. Arabona Adriano Flacco 2-0, Arielli Atletico Colli 4-0, Colle Corvina Lanno 2-2, Montupoli Bucchianico 0-0, Prodelta Sul Preziana 1-1, River 65 Vestina Penne 0-5, Rosciano Torrevecchia 5-2 e Tibur Fuoco Miglianico 1-3. Andiamo con la classifica, che vede al comando il Miglianico con 47 punti, Colle Corvino 46, Rosciano e Vestina 41, Arabona 38, Torrevecchia 34, Alanno 32, River 29, Bucchianico 25, Adriano Flacco, Giuliano Teatino 24, Arielli 23, Montupoli 22, Atletico Colli 19, Sulpriziana e Prodelta 17, Tibur Fuoco 15. Una gara in meno per Miglianico, Rosciano, River, Bucchianico, Adriano Flacco, Atletico Colli, Sulpriziana e Tibur Fuoco. Andiamo con i marcatori di questo girone: per l'Arabona Pecchia e Pagliari sul rigore, per l'Arielli due gol di Giampiero Lalli e un gol per Altieri e Nenna, per il Colle Corvino Buccelle Durante, per l'Alanno Di Giovanni, secondo gol realizzato dal numero 7, non conosciamo il nome, per il Prodelta Dodi, Lo Perfido per la Sulpriziana, due gol di Marco, due gol di Leone, un gol di Porsenna per la Vestina Penne, Schiavone, Filippone, Di Gregorio, Orfanelli per il Rosciano, ci mancano del Torrevecchia, infine Di Tizio per la Tibur Fuoco e non abbiamo i gol del Miglianico. E adesso andiamo alla seconda categoria, Girone D, con questi risultati. Si tratta della 22esima giornata: Guattamero Livacri 0-3, Maiella 84, Casa Canditella 1-0, Nino Cerullo Poggio Fiorito 1-1, Orsogna Fara 90 1-0, Real Francavilla Caporosso 0-3, Sant'Eusanio Canosa Sannita 1-7, Villa San Vincenzo Ferentum 0-2 e Villa Magna Crecchio 0-0. Per quanto riguarda la classifica, vediamo Orsogna con 52 punti al comando, Nino Cerullo 46, Vacri 44, Crecchio 37, Ferentum 36, Villa San Vincenzo 32, Canosa Sannita 30, Casa Canditella 28, Villa Magna 26,
Real Francavilla 25, Caporosso 24, Maiella 84, 22, Fara 90, 21, Guastamerori 16, Poggio Fiorito 12 e Sant'Eusanio 1 punto. La squadra ultima in classifica ha un altro punto di penalizzazione. Una gara in meno per Nino Cerullo, Crecchio, Ferentum, Villa San Vincenzo, Casa Canditella, Real Francavilla, Caporosso, Maiella 84, Poggio Fiorito e Sant'Eusanio. Due gare in meno per il Fara 90. Adesso i marcatori per il Vacri, due gol di Paciocco e uno di Firmani, per il Maiella 84 gol di Torrieri, Miccoli per la Nino Cerullo, poi del Poggio Fiorito abbiamo soltanto il marcatore, il numero di maglia che è il numero 7, Linunzio segna per la capolista Orsogna che sarà nostra ospite domani a calci dintorni, Adorante, Tedeschini e Piccone per il Caporosso, De Palma per il Sant'Eusanio, ci mancano i gol del Canosa e infine Fontana e Salvatore per il Ferentum. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante e poi andremo a parlarvi ancora di seconda categoria Girone F e di terza categoria. Siamo ritornati in studio, ecco una comunicazione per quanto riguarda Terracina Lanciano, andrà in onda non subitissimo dopo il gol, ma ci sarà da aspettare qualche minuto. Intanto ecco, ci segnalavano i gol del Torrevecchia che ci mancavano nel precedente aggiornamento sui marcatori, il Torrevecchia ha perso 5-2 a Rosciano e i gol sono di La Monaca, tutti e due i gol di questo giocatore che ha realizzato una doppietta. Adesso andiamo con i risultati del campionato di seconda categoria Girone F, settima giornata di ritorno. Bomba, Taranta Perigna 3-1, Civita Luparella, Torino Di Sangro, sospesa per neve sullo 0-0 dopo 30 minuti, Fossa Cesia 90 Perano 1-2, Mario Turdò San Salvo Marina 2-0, San Vito 83 Marina Calcio 3-2, Torre Bruna Villa Santa Maria 4-1, Torricella Peligna San Giovannese 0-0 e Valsinello Gissi 0-2. La classifica, al comando c'è il San Vito 83 con 49 punti, Torino Di Sangro e Torre Bruna 48, Villa Santa Maria 42, Valsinello Gissi 41, Mario Turdò 39, Perano 37, Gissi 33, Bomba 24, San Giovannese 21, Torricella Peligna 18, San Salvo Marina 17, Marina Calcio 14, Taranta Peligna 12, Civita Luparella e Fossa Cesia 90 chiudono con 9 punti. Una gara in meno per San Vito 83, Torino Di Sangro, Mario Turdò, Gissi, Torricella Peligna, San Salvo Marina, Taranta Peligna e Fossa Cesia 90, due gare in meno per il Civita Luparella. Andiamo con i marcatori, per quanto riguarda il Bomba, due gol di Mastrangelo e uno di Bellisario, Falciglia segna per il Taranta Peligna, Spinelli autorete per Fossa Cesia 90, Perano, ci mancano comunque gli altri marcatori, doppietta di Turdò Tiziano per il Mario Turdò, due gol di Sbaraglia, uno di Marfisi per quanto riguarda il San Vito, Sbaraglia Pasquale, e Di Mascio e Liberatore per il Marina Calcio. Poi per Torre Bruna Villa Santa Maria 0-1, il gol di Salvatore per il Villa Santa Maria, invece Marchitelli, Denini, Santenucci e Chioldin per il Torre Bruna. Infine Pomponio e Ruggeri segnano i due gol che permettono al Gissi di battere il Valsinello nel derby appunto di Gissi. E adesso andiamo con i risultati della terza categoria Girone A Chietina. I risultati della 19ª giornata sono da recuperare però diversi turni di campionato. Amatori Tollo Palena 0-2, Blob Casa Canditella Rapino 0-4, Farafiglio Rumpetri Badia 84 2-0, Treglio Lama dei Peligni 1-1, Virtus Lanciano Vallevò 96 1-1, Vis Rocca San Giovanni Gesso Palena 5-1, riposava l'Amatori Atessa. La nuova classifica vede al comando il Vallevò 96 con 37 punti, Rapino 36, Treglio 35, Palena 34, Lama dei Peligni 25, Amatori Tollo 22, Vis Rocca San Giovanni 22, Farafiglio Rumpetri 18, Gesso Palena 13, Amatori Atessa 12, Badia 84 7 insieme alla Virtus Lanciano, Blob Casa Canditella 6 punti. Per la Virtus Lanciano 2 punti di penalizzazione, 1 punto di penalizzazione invece per la Vis Rocca San Giovanni. Tutte le squadre hanno una gara in meno, 2 in meno per Lama dei Peligni, Amatori Tollo, Farafiglio Rumpetri, Gesso Palena, Badia 84 e Virtus Lanciano. E adesso andiamo con la terza categoria Girone B Chietino.
Bar Sport San Buono, Castiglione di Pizzo Ferrato 0-2, Castelguardia Robur Castiglione 4-1, Dogliola Sambonese 7-2, Fraine Calcio Guilmi 0-1, Istonia 90 Virtus Tufillo 1-0, Montazzoli Carpineto Sinello 1-2, Palmoli 94 Pizzo Ferrato 3-1. Vediamo la classifica. Al comando il Dogliola con 40 punti, Guilmi 38, Carpineto Sinello 33, Castiglione di Pizzo Ferrato 31, Pizzo Ferrato Castelguardia 23, Virtus Tufillo e Estonia 90 22, Montazzoli 17, Sambonese 16, Palmoli 94 15, Fraine Calcio 11, Robur Castiglione 10 e Bar Sport San Buono 7 punti. Due gare in meno per il Carpineto Sinello e Castelguardia, le altre hanno tutte comunque gare da recuperare. E siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, spero di potervi annunciare la telecronaca di Terracina Lanciana. Al momento purtroppo non siamo ancora in grado di dirvi l'orario esatto, magari poi la nostra regia provvederà con un serpentone a dirvi quando manderemo in onda questa telecronaca. Comunque speriamo stasera, visto che la nostra troupe ha seguito Terracina Lanciano, non possiamo dirvi oltre. In ogni caso la scheda dell'incontro, le interviste le potrete rivedere nel corso del telegiornale di domani e anche in Calcio e dintorni di domani sera alle 21, ma intanto andiamo con i saluti finali. Dopo gli ospiti del Castelnuovo c'è il nostro Stefano De Cristofaro che deve accomiatarsi da noi per stasera, sì, naturalmente. Se no si preoccupano a casa. Al di là delle battute, volevo ricordare la Colavita BLS Lanciano. Sì, ieri ha giocato. Infatti ce l'avevo io. Voglio soltanto darvi i parziali: 5-15, 8-15, 6-15, in 16-23, 19 minuti. Ha battuto in trasferta il FUS Roma. Sì, era solo per dire che questa è l'ottava vittoria di fila per 3-0. Non so se sia un record. Io perlomeno da quando è che seguo la pallavolo, almeno a certi livelli, perché poi ovvio probabilmente in categorie inferiori ci saranno stati risultati del genere. Però credo che, nonostante questa serie, è quarta in classifica. Questo perché ci sono squadre come il CUS Macerata, tra l'altro rinforzata dallo stesso Carlos Cabreda come team manager che c'erano scorso, da un paio di giocatrici se non sbaglio. Comunque sta andando benissimo, sta andando meglio di loro. Adesso questa è l'ottava vittoria consecutiva. Domenica prossima avranno un grosso banco di prova contro la vice capolista Pesaro, se non sbaglio, a Lanciano, al palazzetto dello sport, la palestra di via del quartiere Santa Rita. Quindi è un'occasione, visto che tra l'altro non va a collimare con gli impegni calcistici del Lanciano, che pure giocherà in casa, per gli appassionati, visto che è una squadra che vince e fa spettacolo, vi invito ad andare a vedere queste ragazze. E poi due saluti, uno d'obbligo nei confronti della mia ragazza, che purtroppo è a letto con la febbre altissima. Auguri di pronta guarigione. Un bacione a Simone, che tra l'altro mi dà una grossa mano anche nella stesura dei risultati e delle classifiche per quanto riguarda Calcio Abruzzo, quindi un'assenza che si farà sentire questa settimana, mi toccherà lavorare di più. Quindi un grosso saluto a lei, un caro saluto, e poi volevo salutare in maniera ironica due amici, Fabio e Lino, che sono due grossi tifosi dell'Inter. Ieri sera con uno di loro ho cenato, sono stati insieme a cena e avevo detto che oggi l'Udinese li avrebbe sorpassati in classifica, cosa che per fortuna, diciamo mia, si è puntualmente verificata, visto che abbiamo battuto 4-0 noi dell'Udinese il Bari e loro purtroppo hanno perso, purtroppo per loro, a Roma con la Lazio. Quindi missione compiuta da parte della squadra di Guidolin, siamo anche 3 punti avanti alla Juve e chiudo qua. Ancora per poco, Stefano, ancora per poco. E perché aumenteremo il vantaggio? Non penso proprio. Chiudiamo la trasmissione ricordandovi i prossimi appuntamenti. E poi scusa, domenica sabato sarà di nuovo in edicola Calcio Abruzzo, dopo una settimana di... spiego, l'ho scritto nell'editoriale, ma non tutti, so che hanno chiesto se posso un minuto ancora. In parecchi hanno chiesto, almeno nelle edicole di Lanciano, spero che sia anche da altre parti, informazioni sul giornale. Io l'avevo scritto nell'editoriale. Constato con dispiacere che forse non tutti lo leggono, impauriti forse dalla fotografia che c'è, ma vedremo di risolverlo il problema. Comunque, al di là delle battute, non è uscito perché purtroppo in questa settimana, causa neve, si sono recuperate tutte le gare di giovedì. Avrei, come ho scritto, ripeto, nell'editoriale, dovuto far uscire un giornale, sempre allo stesso prezzo di copertina, ma mongo delle principali rubriche e soprattutto degli aggiornamenti utili per poter portare in edicola un giornale il più possibile aderente a quella che era l'attualità delle cose. La prossima settimana questa situazione
si ripeterà, nel senso che purtroppo di giovedì e quindi in tempo, fuori tempo utile per poterle aggiornare, visto che noi chiudiamo il giornale il mercoledì notte, ci saranno i recuperi di seconde da alcuni di promozione eccellenza, quindi anticipo sin d'ora che sarà incompleto il giornale, lo dico per una questione di correttezza, perché forse non sarei corretto se desse a intendere che il giornale comunque sarà completo. Oggettivamente non possiamo, però avrà tutte le sue rubriche relative a questa domenica e ai recuperi di mercoledì, quindi la Provasto se giocherà di mercoledì, il Lanciano stesso, comunque cercheremo di fare un giornale all'altezza. Questa settimana era improponibile, visto che i principali campionati dei quali ci occupiamo giocavano di giovedì. Per una questione anche di correttezza nei confronti di chi spende quelle 2000 lire settimanalmente, abbiamo deciso di non uscire, continuando comunque a aggiornare tutte le statistiche sui giocatori settimana per, partita per partita. Quindi sabato saremo di nuovo in edicola e chi avrà la bontà di comprarci lo ringrazio sin d'ora. Bene, io adesso uso il condizionale, dovrebbe andare in onda stasera la telecronaca di Terracina Lanciano, purtroppo non abbiamo ancora notizie della nostra troupe che... C'era un discorso, forse dimenticato, non l'hai letto e non... Sì, che diceva... è andato a Terracina e c'erano numerosi... È stata una bella partita, parlava, quindi... Numerosi spettatori a vedere questo incontro. Comunque, se non va questa sera, ma lo saprete, ci sarà un serpentone dopo che l'annuncerà, magari lo manderemo, anzi non magari, lo dobbiamo andare assolutamente domani in onda questo incontro, e poi la scheda e le interviste andranno nel corso del telegiornale e nel corso di Calcio e dintorni. Quindi gli sportivi frentani sono avvisati. Mercoledì ci occuperemo ancora di Lanciano con l'incontro tra il Lanciano e il Cerignola, recupero di campionato con relativa telecronaca. Venerdì andremo con Anteprima Sport, domani Calcio dintorni alle 21 e gol domenica prossima alle 20. Grazie a tutti ancora una volta per averci scelto e buon proseguimento di serata.